partita in cui Padova sembrava anche essere rimasto sul pezzo fino ai minuti finali, poi il gol preso è un copione che si ripete. Assolutamente sì. Ho poco da riproverare magari in questa partita ai ragazzi, perché credo che abbiano fatto un po' tutto quello che si era preparato, si era fatto, si era preparato in settimana, si voleva fare una partita, dare anche un segnale di compattezza, di identità, di cuore. Io credo che per gran parte ci abbiamo messo tutto questo, e dopo è logico, in certi momenti ci vuole anche un pizzico di buona sorte che fa fatica a arrivare, che avremmo anche meritato. Io credo che a volte magari bisogna cercarla e bisogna anche meritarla. Magari stasera avremmo meritato anche il pareggio, perché credo che la squadra abbia fatto bene. Dispiace, perché così è dura, però nulla è impossibile. Beh, per carità, siamo alla fine del giorno d'andata, nulla è impossibile, no, però penso sia difficile trovare le parole. Lei già ieri ha detto non prendetemi per pazzo, ma io ci credo ancora. Oggi, dopo la quinta sconfitta, cosa si sente di dire? Beh, ribadisco, ribadisco questo, io sono un po' testardo, è difficile poi ripetermi, trovare le parole e adesso ripartire dopo 5 sconfitte consecutive. Adesso sentite sempre la solita storia, però io che vivo quotidianamente con i ragazzi, io che sento, vedo anche la crescita di questa squadra, per certi versi sono fiducioso. In questo senso non sto pensando al mercato, sto pensando in questo momento a questo gruppo. Questo gruppo è cresciuto, anche se i risultati non mi stanno dando ragione. Adesso ho parlato con la proprietà, in spogliatoio vi siete fermati magari con i ragazzi, con la proprietà, perché giustamente, insomma, magari anche lei si sentirà messo in discussione. Sì, certo, io credo che sia anche logico essere messi in discussione. Io vado avanti per la mia strada, sinceramente. Se la società prende provvedimenti o altro, me lo farà sapere. Io non ho, io domani riprendo quei ragazzi, e quindi se ci sono novità, non lo so, questo. Ma non vi siete parlato adesso? No, assolutamente, quindi io non ho parlato con la società in questo momento. Io vado avanti per il mio lavoro, convinto che si possa raddrizzare la baracca, anche se è molto difficile, però io ci credo, e quindi poi se ci sarà qualcosa lo saprete. Colpisce un po' il fatto che magari si cerca di costruire, la squadra spende tante energie e poi però si fa fatica a arrivare al tiro in porta, è un po' anche quello, perché magari l'occasione più nitida, salvo qualche spalla magari sfruttata male prima, è arrivata al 92esimo col Capello. Sì, in effetti sì, perché abbiamo tirato poco in porta, creiamo, siamo anche pericolosi perché arriviamo, però ci manca sempre l'ultimo passaggio, ci manca il cross, ci manca il tiro in porta, ci manca la situazione per creare un attimino pericolo, questo è vero. Ci siamo arrivati vicini, però ci manca la zampata finale, e dopo è logico, quando tu tieni in bilico una partita, se commetti il minimo errore in questo momento diventa difficile, subisci. Ecco, un'ultima cosa, magari quando lei è arrivato aveva detto magari che poteva puntare di più su qualche giocatore piuttosto che su altri, perché magari li conosceva. Adesso magari da qualche partita succede che Minesso è fuori, Clemenza non viene utilizzato, ma magari ha delle spiegazioni, come per il fatto che magari tre giocatori ha deciso di metterli fuori rosa per motivi di scelta tecnica, non perché si siano comportati male. Assolutamente sì, io credo che poi ho 31 giocatori, 31 sono tanti, è impossibile gestire, faccio delle scelte in base a quello che reputo i giocatori in questo momento più adatti per centrare l'obiettivo della salvezza. Quindi, come hai sottolineato te, non è un fatto di comportamenti, di atteggiamenti negativi, ma solamente ho la necessità di avere giocatori che con determinate caratteristiche per poter centrare, per poter salvarsi. Questa è stata la mia scelta, e se vado avanti continuerò in questo senso.
domenica a Livorno mancano pochi giorni, forse è anche meglio perché si ha poco tempo per rimuginare, anche se comunque sono cinque sconfitte, lei è il primo a rendersene conto, insomma. Cinque sconfitte sono tante, è logico che per quanto poco intaccano sempre sul morale e anche sulla preparazione della partita, intaccano a livello fisico perché fra l'altro anche rispetto a Livorno già abbiamo un giorno e mezzo in meno di recupero, quindi anche questo pesa, però non mi fa paura questo, mi fa... Temo soprattutto che la squadra perda quella tensione, quel mordente. Spetterà a me poi di trovare le parole giuste, perché ti ripeto, oggi ho visto una squadra che ha dato tutto quello che poteva far meglio, però ecco, credo che abbia fatto quello che poteva in questo momento e bisogna riprendersi, ricaricare le pile e guardare avanti alla prossima. Ti salverà il Padova? Domanda secca. Sì, vabbè, ma io se sono qua è perché ci credo, altrimenti me ne sarei andato a casa. Grazie. Parlo soltanto adesso al presidente, che sicuramente non era contento, però lui ha parlato invece di... ha detto esattamente questo: i giocatori non onorano la maglia del Padova. Ho visto una squadra molle, non cattivi, cioè ha scaricato tutto sui giocatori. Ha detto proprio questo: non onorano la maglia del Padova. Effettivamente, guardando il primo tempo, dove comunque il Padova secondo me ha fatto anche bene, tra 0 tiri in porta e loro avevano già 4 ammoniti al 36. Quindi c'è la squadra cattiva che lotta per il vertice, squadra che deve salvarsi, molle. Dopo, per carità, delle ultime è forse la meno peggio. Io non è che sono d'accordo tanto su questa diagnosi che ha fatto, adesso non lo so, non ho sentito le parole del presidente. Ha detto questo. Io credo che poi magari col presidente ci incontreremo, parleremo e poi mi fa piacere anche poi di sentire la sua, proprio un confronto diretto, un attimino. Non vi siete perché, parlati? No, 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 assolutamente. Lui ha detto i giocatori non credo che la maglia se, no, io se parliamo di questa partita, io non sono d'accordo. Che i giocatori credo che con tanti limiti non abbiamo fatto bene, in effetti non abbiamo tirato in porta, abbiamo commesso degli errori perché anche nel primo tempo sulla fascia ci hanno imbucato parecchie volte, abbiamo commesso tanti errori, però che non abbiamo onorato, che non abbiamo, ecco, cerchiamo mai di intenderci, che non ci abbiamo messo la volontà, lo spirito giusto, forse come hai detto, l'hai citato anche te, forse è stato per questa partita, per questo momento forse la partita migliore per questo verso. Sto parlando di spirito, di lucidità, di determinazione. Poi non abbiamo concretizzato, non siamo stati bravi, non abbiamo tirato in porta, ma lo spirito, questa squadra ce l'ha messa stasera. Saremmo stati carenti in altre situazioni. Non abbiamo, cioè il fatto che non abbiamo onorato la maglia, io non sono d'accordo stasera. Se poi mi dite che siamo mancati, che siamo scarsi davanti, che non abbiamo tirato in porta, però questa squadra ci ha provato. Può avere anche qualche limite, sinceramente. Può avere anche qualche limite, allora ci sta. Però questa squadra ci ha provato più di altre volte, perché non mi ha soddisfatto tante partite. Non mi ha soddisfatto le partite in casa, del Carpi, altre... non va soddisfatto col Cosenza, come spirito intendo. Poi possiamo avere anche delle carenze a livello tecnico, però stasera ci ha provato, io conosco questa squadra e so che ci hanno messo l'anima. Dopo 5 sconfitte parlare di... lo so, io capisco che anche la società non fa queste valutazioni, ma cosa parliamo dopo 5 sconfitte? È giusto massacrarci, tra virgolette, però la squadra ci ha provato. Io non è che... Non sono soddisfatto perché sto vivendo assieme alla squadra un momento negativo. 5 sconfitte, cosa parlo? Cosa giustifico? È vero, però la squadra ci ha provato e ha dato per questo momento. Vedendo le scelte tecniche, hai messo un po' da parte Clemenza e Minesso. Secondo te la squadra adesso non regge il trequartista? Esatto, io ho provato, soprattutto in queste due partite, di dare più compattezza dietro. Siccome questa squadra ha giocato tre quarti di campionato, un 3-5-2, e mi sono dato a vedere tutte le partite che ha giocato 3-5-2, ha creato un attimino maggior compattezza
salvo qualche partita che ha fatto 4-3-1-2, 4-4-2 in certe. Io credo che in questo momento non ce lo possiamo permettere, magari per creare più densità, più compattezza. Io in questo momento ho cercato anche di dare una sicurezza anche mentale alla squadra, avendo un centrale di più, sapendo anche che se non siamo aggressivi ci abbassiamo 10 metri in più rispetto a prima, però magari non dare quegli spazi che abbiamo concesso nelle due partite. E per certi versi ho visto anche dei risultati positivi in questo senso, parlo di compattezza. Ecco perché ho tolto un trequartista, perché in questo momento la squadra non se lo può permettere. Sì, poi si è fatto male Stanina, che stava giocando anche bene. Mi dispiace perché lì era un giocatore che forse... Ma è una volta il piede? O no, il ginocchio e forse... Perché si toccava il piede? Sì, però inizialmente, però quando è uscito è un problema al ginocchio, speriamo, al ginocchio, speriamo che non sia lieve. Senti, parlando prima con Bonetto, l'impressione è che lui stia pensando anche a un possibile cambio in panchina. Tu che sensazioni hai? No, io non ho nessuna sensazione, ci sta tutto. Io non vengo da Marte. Io capisco che dopo cinque sconfitte consecutive la società può anche pensare di cambiare. La società ha il diritto di fare quello che crede meglio per questa squadra. Io, se domani mi manda via, se stasera accetto, certo che non sono contento. Se ha fiducia in Foscarini, io domani riprendo. Quindi sono cose che spetto. Io so che è un momento un po' particolare, che anche la società può anche valutare dopo 5 partite magari di cambiare la rotta, quindi ci sta tutto. Io, d'altra parte mia, quello che vi ho detto ieri, ho sempre una grande fiducia. Parlare dopo 5 sconfitte sembra parole al vento, però ho una grande fiducia di ribaltare sempre la situazione. Perché? Sì. Perché vedo qualcosina, non sono gratificato sicuramente dai risultati. Tra l'altro non sei mai stato esonerato, se fosse sarebbe una novità per te. No, siccome hai una lunga carriera di allenatore, hai fatto più squadre, sei stato non confermato, sinceramente sarebbe la prima volta che ti capita? No, sarebbe la seconda. All'Alzano, a casa tua, sarebbe la seconda volta. Ci sta, non è che posso. Sì. Che posso. Sarebbe clamoroso, perché ha dato la colpa al giocatore, quindi ha detto non onora la maglia, io credo che in questo momento. Guardate, io sono con i ragazzi, sinceramente, io capisco i ragazzi in questo momento che magari non stanno dando, non tutti riescono a dare in questo momento, ma non per mancanza di volontà, a volte magari c'è anche la personalità, tanti vivono male questo momento e magari non riescono a dare, però io in questo momento appoggio i ragazzi, ti ripeto, parlerò col presidente se mi dovrà parlare, non sono d'accordo che non hanno onorato la maglia, perché ripeto, hanno cercato di farlo con i loro limiti, con vivere questo momento qua non è facile, soprattutto per ragazzi che non sono abituati e certo che non esprimono tutto il loro potenziale. Io ho detto anche che questa squadra qua, indipendentemente, questo gruppo va corretto, a gennaio sicuramente va corretto, va migliorato, però anche questo gruppo, l'ho detto, poteva e doveva fare qualcosa in più. Non tutti hanno espresso il loro potenziale, in questo momento tanti faticano a esprimere il proprio potenziale, però sicuramente si avvicina anche gennaio, quindi questo gruppo va anche potenziato per certi versi. Però stasera, parlo di stasera, se voi mi dite altre partite, Cosenza, Carpi, tante Lecce, mi tirate fuori altre partite, io sono d'accordo con voi che qualcuno magari non ha dato il 100%. Oggi, stasera, in questo momento, tutti hanno fatto benissimo, perché ci sono i giocatori che li ho visti un po' in balia degli eventi, però ci ha messo la volontà, ci ha messo la determinazione, quello che avevano. Certo, in certi momenti sicuramente sanno dare anche qualcosa in più, però guardiamo il contesto. Dopo 5 sconfitte, dopo 4 sconfitte consecutive, vai a affrontare un Benevento che sai che se sbagli paghi. Senta, scusi, a proposito di stasera, a un certo punto lei ha fatto entrare Chinellato. Perché Chinellato e non Cisco?
perché è logico, nella parte finale io cercavo magari la palla verso un punto di riferimento, verso un punto di rete, per una spizzata, ho la necessità di scavalcare il centrocampo. Avendo difficoltà soprattutto, io avevo la necessità di cambiare il centrocampo e avevo la necessità magari di rinforzarlo. Non giocavamo più perché ci eravamo passati, cercavamo la palla lunga. È logico che se cerco la palla lunga deve esserci un applauso di testa. Posto? Grazie. Grazie. Grazie.